Tre gol, spunti tecnici interessanti e tante emozioni. Torrese nerostellati può essere riassunta così. Pendenza e Moscone regalano ai Peligni la sfida play-out casalinga contro il Miglianico. La Torrese, già certa del secondo posto, attenderà invece l'Alba Adriatica. 3-4-3 per il trainer di casa Cristofari, che opta per una terza linea formata da Rapino, Nardone e Stacchiotti. In mediana, chiavi affidate a Lino Petronio. Bagno e Tini partono dalla panchina. Sul fronte ospite il pericolo numero uno si chiama Alessandro Pendenza, ex di turno, che agisce con Sosa. In difesa, vicino a Del Gizzi, 40. 18esimo, a scongelare le emozioni è la Torrese, Puglia dal cono centrale libera il tiro, Terzini ed il palo salvano i nerostellati. 21esimo, risposta Peligna, Palmeni per Puglielli, Castrone scende con i tempi giusti e disnesca. 24esimo, Torrese vicino al bersaglio grosso, Pedronio pennella, Stacchiotti decolla ma per due volte la traversa dice di no. Minuto 43, segnale nerostellati, Sosa per Pendenza, botta d'incrocio, palla in out. Nella ripresa è subito Torrese, sesto cioccolatino torbidone, Puglia raccoglie e fa 1-0. 12esimo, reazione nerostellati, Pendenza parecchia per Sosa, Castrone c'è. 25esimo, locali vicino dall'assestare il secondo colpo, Maio esce dal radar della terza linea Peligna, ma sul più bello Del Gizzi si veste da uomo della provvidenza, il capitano si carica la squadra sulle spalle. 27esimo, cross per Moscone, Castrone salva tutto. Minuto 29, il copione del match si aggiorna. Arcobaleno Del Gizzi, dall'altra parte c'è Pendenza che con la porta vicino sa cosa fare ed è 1-1. Dopo il break ospite la Torrese torna minacciosa. Maio asfalta la fascia destra, tocco in mezzo per Puglia, ma sulla sua strada c'è Terzini che abbassa la sala cinesca. 41esimo, la Torrese preme. Ricci sulla banda mancina, azione il telepass, tiro da calcetto, palo. La legge del calcio è in agguato, dai e vai Del Gizzi nocella, il tocco in mezzo è raccolto da Moscone che insacca, è la rete che spacca in due la gara, i nerostellati passano a Castelnuovo, playoff e playout, tra 10 giorni si parte da zero.